Fratelli carissimi, questo Vangelo descrive il cammino di fede che nella Chiesa siamo chiamati a percorrere. Se è un tipico Vangelo battesimale, nel quale si vede in filigrana il catecumenato della Chiesa primitiva, l'iniziazione cristiana, della quale tutti, fratelli carissimi, abbiamo bisogno, perché tutti viviamo a Betsaida, vicino al territorio della Decapoli, ai confini di Israele, in questa zona dove era facile cadere nei compromessi con i popoli vicini, no? Con le 10 città pagane. Un pochino la nostra vita, che molte volte, forse oggi, per stanchezza, per tanti motivi, non è né carne né pesce. Un pochino con il Signore, però un pochino anche con Mammona, eh. E beh, io qualche idolo me lo lustro bene, a turno tutti. Oggi l'idolo della salute, del fisico, domani l'idolo della cultura, l'idolo dello sport, l'idolo della musica, l'idolo dell'amicizia, l'idolo della sessualità, l'idolo del prestigio, l'idolo, questo tutti i giorni, che è il fondamentale, l'idolo del denaro, che il demonio ci presenta non immediatamente come antagonisti a Dio, no, no, insomma i soldi servono, se no dove andiamo? Sì, la provvidenza. Sarebbe interessante leggere la vita, per esempio, di Cottolengo sulla provvidenza. Vi invito a leggerla, la vita di questo santo meraviglioso e stupendo, che ha vissuto della provvidenza, con una fede impressionante nella provvidenza. Questo smonterebbe tutto quello che il demonio ci dice circa il denaro. In fondo, l'idolatria è l'opera che il demonio riesce a compiere nella nostra vita, di assolutizzare e elevare al rango di Dio, di divinità, ciò che Dio stesso ci ha dato, perché noi possiamo vivere la nostra vita compiendola nell'amore. La sessualità meravigliosa, il lavoro stupendo, gli amici stupendo, ma anche lo sport, qualsiasi cosa. Ma quando il demonio riesce a convincerti che Dio mi sta mettendo dei paletti e dei limiti, perché in fondo non ti vuole bene, il demonio riesce tante volte in questa terra di confine che noi viviamo a farci cadere dalla sua parte, a farci cadere dalla parte della Decapoli, dalla parte del mondo pagano, perché se Dio ti limita, diceva Nietzsche, rompi le tavole, rompi questa barriera che ti sta ingabbiando, perché tu non sei felice, perché non puoi fare quello che la tua carne desidera, quello che la tua mente ti sta chiamando a fare, quello che i tuoi occhi vedono, di cui i tuoi occhi vorrebbero impossessarsi a concupiscenza, perché in fondo l'idolatria è aver chiuso gli occhi sull'unico Dio. Noi diventiamo idolatri perché abbiamo chiuso gli occhi sul nostro sposo. Il demonio ci ha attirati, ci ha ingannati, e noi abbiamo ascoltato la sua parola come Eva e abbiamo aperto gli occhi con concupiscenza, perché l'idolo è sempre qualcosa da possedere, da venerare per possedere, da venerare per diventare come Dio, per diventare più importanti. Questo ci brucia lo sguardo, ci polverizza lo sguardo, ci chiude lo sguardo su Cristo. Questo è un cieco, il cieco di oggi, il Vangelo di oggi. Non vedi più niente. Se c'è idolatria nel tuo cuore, se stai guardando con concupiscenza, cioè adorando, venerando, spendendo la tua vita, i tuoi denari, spendendo le tue forze, la tua fantasia per conseguire ciò che l'idolo ti promette, stai sicuro che non vedi più tua moglie. Non vedi più tuo marito, non lo vedi, diventa un estraneo. Sì, ci stai insieme, sì, ci parli, ci mangi, ci vai in vacanza, anche ci fai l'amore, ma è un'altra persona. E quando si mette contro di te, quando ti contesta, lì si capisce come tu già non lo riconosci più. Già è tanto tempo che non lo vedi più con amore, con pazienza, con tenerezza, come il tu nel quale trascenderti. Anche lui diventa uno strumento per saziare ciò che i tuoi occhi vedono e vogliono possedere. L'inganno di Satana, la menzogna, vivere saziandoti degli altri. Questo succede tantissime volte. I ragazzi, gli anziani, tutti. Un prete, ma certamente. Senza andare a finire con chissà quali peccati. Nella vita, nella missione, nel ministero. Ma anche te come donna di casa o al lavoro. Ci sono piccoli fatti dove tu ti senti costretto, costretta, e accetti quella menzogna che ti fa staccare lo sguardo dal tuo sposo, lo sguardo fedele, e che fissa costantemente, dice, tenete fisso lo sguardo su Cristo, autore e perfezionatore della fede. E questo significa perdere discernimento, perché chi ha occhi chiusi non sa più discernere, non ha più un occhio penetrante per leggere la volontà di Dio nelle persone e negli eventi. Brancola nel buio, sbatte sulle cose, litighi, sei sempre nervoso, fai macelli e ti senti sempre più frustrato. Perché frustriamo la volontà di Dio, che è amare, che è fare della nostra vita un dono per gli altri.
In questa situazione che tutti noi viviamo, la nostra Betsaida è presente, la Chiesa che, per la quale noi siamo importantissimi. Noi così come siamo, la Chiesa non ci giudica, la Chiesa è una madre buonissima, ci ama infinitamente e prega per noi, come oggi appare nel Vangelo, ci conduce a Cristo. Perché la Chiesa, che può essere un prete, possono essere i catechisti, può essere tua madre, tuo padre, anche il tuo coniuge, un fratello, la Chiesa. O la stessa comunità cristiana, proprio la tua comunità, il corpo nel quale sei inserito. Sa che per esperienza, la sposa di Cristo sa per esperienza, è la sposa senza macchia né ruga, immacolata, perché ha reso candido il suo vestito del sangue dell'agnello, sa che solo Cristo può salvarci. E ci conduce a Cristo costantemente, in tutti i modi. Ci parla di Cristo, ci annuncia Cristo, ci dice di Cristo, ci porta a Lui. Nella Chiesa, nelle liturgie, tu puoi avere un incontro con Cristo nella preghiera, anche nell'ufficio, nel rosario, che non è mai una preghiera solo personale, è sempre la preghiera della Chiesa, dove noi siamo parte della Chiesa, che ci conduce verso Cristo, davanti a Cristo. E Cristo cosa fa? Per guarirti, ti prende per mano. Lui vede in te la sposa adultera, che ha smesso di guardare lo sposo e si è bruciata gli occhi. Ha una misericordia, una pazienza, una tenerezza infinita al nostro Signore Gesù Cristo. Non ci giudica, ma ci prende per mano come uno sposo, innamoratissimo. Prende per mano te e me, le sue spose adulte, l'hanno tradito e ci porta nel deserto, come dice il profeta Osea. Ti porterò al deserto e lì parlerò al tuo cuore. Ti porta nel deserto per parlare al nostro cuore. Noi pensiamo che, chissà, abbiamo bisogno di non so quali cure, di quali specialisti. No, non abbiamo bisogno di cure e di specialisti, abbiamo bisogno del deserto, della crisi, dell'aridità, di sentire che siamo soli, di sentire le nostre visce, la nostra carne, le conseguenze dei nostri peccati, avere consapevolezza della nostra cecità, della nostra incapacità di amare. Per questo forse tuo marito se ne va, per questo forse tuo figlio si mette così violentemente contro di te, per questo forse quella malattia, quel problema al lavoro, il deserto, attento, perché il deserto è importantissimo, è il luogo dove tu non andresti mai per farti curare, perché non c'è vita, perché non ci sono medicine, perché non c'è niente, c'è Cristo. Nella scrittura il deserto è il luogo del tradimento e del fidanzamento del popolo di Israele con il suo Dio, lì dove tu scopri che indurisci il cuore come a Massa e come a Meriba, che tu sei cieco perché hai indurito il tuo cuore alla sua parola, hai accettato la menzogna del demonio. Accetti questo, come puoi accettarlo? Perché Cristo ti parla, la saliva, quella quale tocca i tuoi occhi, cioè parla al tuo cuore attraverso gli occhi, attraverso quello che di te il demonio ha usato per farti peccare. Tant'è vero che poi tutte le apparizioni sono Cristo che appare, si aprono gli occhi, lo vedono, come nel Vangelo di Giovanni, dell'apparizione alla Maddalena, con questa progressione della Maddalena che piano piano, da un vedere confuso, lo confonde con un giardiniere e poi lo vede e lo riconosce come Cristo. Quando lo dice Maria, quando è lì che le parla all'intimo del cuore, come solo lui poteva parlarle, così tu e io abbiamo bisogno di fare questa esperienza nel nostro deserto, che Cristo tocca con la sua saliva, con la sua parola fatta carne, amore, i nostri occhi, quello che noi abbiamo usato per peccare. La sua parola giunge alla nostra vita, alle nostre ferite, e apre gli occhi. E che cosa è la prima cosa che vediamo? Questo stava nella Chiesa primitiva, ma questo sta in ogni catecumenato, questo sta in ogni processo di conversione, in ogni cammino di conversione. Anche oggi accadrà questo. Gli uomini come alberi, l'albero della croce, che tu possa riconoscere di essere un peccatore e che hai inchiodato su quell'albero i tuoi fratelli, che li hai usati, perché hai staccato il tuo sguardo da Cristo. Ti sei buttato sulle creature. Abbiamo scambiato il creatore con la creatura. Non abbiamo più avuto Cristo davanti, il nostro sposo, quello che dà senso e fondamento alla nostra vita. Abbiamo chiesto alle creature, ma per chiederla a tua moglie, per chiedere a tuo marito quello che solo Cristo può darti, lo devi crocifiggere, devi peccare, te devi appropriare, lo devi insultare, lo devi esigere, lo devi usare, lo devi giudicare. Per questo vede uomini come alberi, crocifissi, ma quella croce è Cristo. Per questo tocca di nuovo, c'è ancora l'annuncio che riveste di gloria la croce dove tu hai crocifisso Cristo. Perché in ogni persona c'è Cristo.
Hai crocifisso Cristo, crocifiggendo i tuoi fratelli, crocifiggendo le persone che ci sono accanto. Noi abbiamo crocifisso Cristo, ma Cristo è risorto, Cristo ha dato la vita. Cristo, prima ancora che noi gliela togliessimo, ce l'ha data spontaneamente. Cristo si è fatto presente nella tua vita, si sta facendo presente nella tua vita. Puoi conoscere il suo perdono, ascoltare la parola e accostarti ai sacramenti, chiedere perdono per questo odio, per questo rancore che hai verso quella persona. Perché hai fatto del male a tuo figlio, perché hai fatto del male a tuo marito, che se n'è andato, ma tu gli hai fatto del male. Solo nella chiesa, una donna o un uomo, lasciare la sua coniuge, possono riconoscere i propri peccati prima dei peccati dell'altro, riconoscendo le proprie responsabilità e consegnandole a Cristo. Allora vedrai la tua croce gloriosa, vedrai che tutto quello che è successo, anche il tradimento della persona cara, anche la violenza di tuo figlio, anche una malattia, qualunque fatto che ti umilia, lo vedrai come il cammino di umiliazione che ti ha portato al deserto per incontrare Cristo. Questa è la gloria della croce. Vedo alberi, vedo la croce gloriosa, cammina, non è statica, è la vita che ha distrutto la morte, è la vita di Cristo, che mi fa vedere trasfigurata tutta la mia vita, a poco, io vedo la croce gloriosa, se non vedo questa croce, la croce della mia vita gloriosa, non potrò avere una visione piena adulta nella fede, non potrò vedere a distanza, distintamente ogni cosa, non potrò. Questo è il passaggio, la croce, che è il passaggio dalla morte alla vita, che è la porta sul paradiso e anche la porta alla visione beatifica, alla visione celeste e alla visione nella fede qui sulla terra. La croce è il passaggio, questo albero di vita eterna dove il Signore ci ha sposato, la croce gloriosa del nostro Signore Gesù Cristo risorto, l'albero della mia salvezza, il lato d'amore dove lui distende le sue braccia per accoglierci. Per questo ci tocca di nuovo, ancora, imporre le sue mani come nei sacramenti, come il sacramento della penitenza, infonde il suo spirito perché noi possiamo vedere dalla croce, crocifissi con lui, per questo imporre le mani e accoglierci, già non soltanto prendendoci per mano, no, già ci accoglie nella sua croce. Da lassù abbiamo gli stessi occhi, abbiamo la stessa prospettiva, abbiamo lo stesso discernimento, strappati dalla visione del demonio, strappati dalla sua menzogna, dagli idoli, finalmente vedere Cristo crocifisso, glorioso, che ci ama, che copre con la sua gloria ogni nostro peccato, ogni nostra mancanza, ogni nostra debolezza. E ci attira a lui, perché noi possiamo avere i suoi occhi. E dice il greco, vedere perfettamente attraverso le cose. Lo sguardo penetrante dei cherubini. Avere questo sguardo che è discernimento. Vedere l'amore di Dio in tutto. E vedere la sua volontà. Vedere Cristo nel fratello che anche mi ha fatto del male. Perché se ho fatto questa esperienza dell'amore infinito che ha Dio per me, in Gesù Cristo suo figlio, guarderò le persone in maniera completamente diversa. Infatti, dice, non tornare nel villaggio, vai a casa tua. Forse non cambia la situazione, forse tuo marito, tua moglie non tornano a casa, forse tuo figlio non è che diventa lì un agnellino docile, ma tu torni nella tua famiglia, tu torni nella tua vita, non più passando attraverso Betsaida, attraverso il paganesimo, attraverso gli occhi e lo sguardo e la visione accecata del demonio, della concupiscenza, ma con gli occhi di Cristo, con gli occhi che sanno guardare da lontano distintamente, guardando i dettagli dell'amore di Dio nascosti e celati, le sembianze di Cristo, l'immagine e la somiglianza di Dio anche nella persona più corrotta, anche nella persona che è più contraria a te, anche nel nemico. Questo cambia completamente. La tua famiglia è un altro posto, è il posto dove tu ami, dove tu distendi le braccia sulla croce con Cristo per amare. Questo è il miracolo che Dio vuole fare. Questo è il cammino di conversione. Questo è quello che noi possiamo sperimentare nella Chiesa. Questo è quello a cui ci chiama il Signore. Vedere il Padre, ci basta. Chi vede me ha visto il Padre. Vedere Cristo, vedere il Padre, vedere lo sposo, vedere il nostro destino, vedere l'amore infinito con il quale siamo amati istante dopo istante. Vedere noi specchiati in Cristo e tutte le persone e tutti gli eventi vivi, trasfigurati in Cristo nostro sposo. Amen e grazie Don Antonello. Buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi è il 20 febbraio 2019. Il Signore, prendendoci per mano, Cristo ci conduce nell'intimità della Chiesa per guarire i nostri occhi con la sua parola, per contemplare chiaramente il suo amore crocifisso impresso in ogni uomo, in ognuno di noi. Con questo mio breve pensiero vi lascio alla meditazione di questo Vangelo e vi auguro una buona giornata. Da Emilio.